Ad una settimana dall'inizio dei mondiali di canoa qui a Ivrea, facciamo il punto della situazione. Intanto le squadre, le nazionali che partecipano. Al momento le iscrizioni ammontano a circa 45 nazioni provenienti da tutti e 5 i continenti. Quindi siamo molto soddisfatti perché vuol dire che finalmente dopo lo stop del lockdown la canoa ritorna ad essere al centro dell'Europa. 450-500 atleti, quindi un fortissimo impatto sulla città di Ivrea grazie a questi mondiali. Sì, anche perché dobbiamo tenere in considerazione che gli atleti sono solo una parte dei team che fanno parte del campionato del mondo, perché ciascuna nazione, oltre agli atleti, ha i tecnici, i fisioterapisti, i medici, e quindi i numeri sono decisamente superiori. Pensiamo di arrivare a circa un migliaio di accreditati. Lo scenario è quello classico di Ivrea, lo stadio della canoa. Sì, è sempre un bello scenario perché, come abbiamo più volte detto, Ivrea è un po' uno stadio della canoa particolare perché è al centro della città, e quindi anche per gli atleti è sicuramente un plus perché hanno la possibilità di gareggiare ma al contempo di avere vicino tutti i servizi di cui necessitano. Claudio, ti chiedo di spogliarti dei panni del presidente, di vestire invece i panni del tecnico. Quali le nazionali maggiormente accreditate in questi mondiali? Ruolo quello del tecnico, che mi piace decisamente di più. E, beh, ovviamente avremo la presenza, come diceva il vicepresidente un attimo fa, di un gruppo molto numeroso di nazioni, le più accreditate. E Gran Bretagna, anche se su Ivrea hanno sempre avuto qualche problema di adattamento al tipo di acqua proprio che il nostro canale presenta. Però da questo punto di vista li abbiamo visti molto più presenti a partire già da ottobre, con slot e periodi di allenamenti anche invernali, e quindi la Gran Bretagna quest'anno vuole tornare a casa con delle medaglie. Sicuramente Repubblica Ceca e Slovacca, più la Slovenia, i cugini sloveni che conoscono invece molto bene Ivrea, e poi la federazione, la squadra italiana, che vorrà, anche come già dichiarato da presidente e direttore tecnico della federazione di Federcanoa, ripetere il numero di medaglie del 2018. Ricordo che erano state 7. Anche perché quando si gioca in casa di sicuro le aspettative sono sempre maggiori. Si gioca in casa, alcuni atleti giocheranno doppiamente in casa, sono gli atleti dell'Ivrea Canoa Club, ne abbiamo 6 in questo campionato del mondo, ieri sono partite le convocazioni ufficiali, e quindi anche per loro sicuramente un'esperienza unica, perché oltre alla nazione loro giocano veramente nel fiume che li ha ospitati dalla prima pagaiata. E vedremo se poi il vantaggio casa sarà sfruttato al massimo, perché però non dimentichiamoci che poi mette anche pressione agli atleti.